Lei ha fatto un richiamo preciso a Musumeci. Ma guardi, a chi devi farlo il richiamo? A chi puoi farlo il richiamo se non al capo del governo di una regione che è in ginocchio? Che era in ginocchio 7 anni fa e che continua ad essere in ginocchio, perché questa maggioranza o si sveglia o prenderà atto dell'impossibilità di andare avanti in queste condizioni e deve dimettersi davvero, perché non c'è possibilità che ancora si possa aspettare altri 3 anni per vedere il Ponte Mera sistemato o per vedere un'agricoltura che possa cambiare verso. Qui c'è una Sicilia che è nelle mani dell'agricoltura e del turismo. Se avete altre attività, ditemi, perché mi pare che i vari poli industriali siano ormai finiti, perché Gela è arrugginito, perché Priolo ovviamente sono scappati tutti. Rimane ben poco. Le attività che rimangono sono agricoltura e turismo. Se sull'agricoltura e sul turismo non ci difendiamo nel modo giusto, questa terra diventa un deserto. Dobbiamo aspettare che diventi un deserto per alzare la voce? Questa domanda facciamo al presidente Musumeci. Stamattina sono stato contattato dal presidente del Codacons, il quale ha annunciato la presentazione di una class action che coinvolgerà tutti i siciliani, che inchioderà alle proprie responsabilità tutti coloro che stanno sottraendosi all'opportunità di tagliare i vitalizi. In testa ovviamente l'ufficio di presidenza, ma un coinvolgimento che riguarda tutti i parlamentari e quindi me stesso, qualora dovessimo sottrarci alla necessità, all'esigenza richiesta da tutto il popolo di dare un taglio netto a questi vitalizi. Dobbiamo semplicemente recepire la norma nazionale. Rispetto agli amministratori dei piccoli centri, questo Parlamento rappresenta un mondo a sé. La differenza sta proprio nel fatto che noi, io sono anche sindaco, abbiamo la necessità e l'obbligo e il piacere, mi permetto di dire, di confrontarci con i siciliani. Oggi i siciliani credono a gran voce che i vitalizi vengano eliminati e noi che siamo dei rappresentanti del popolo, perché siamo stati eletti per questo motivo, siamo qui a rappresentare le istanze dei cittadini, non possiamo far altro che interpretare il sentimento dei cittadini siciliani. Se voi chiedete a qualunque siciliano se è favorevole o contrario al taglio dei vitalizi, non troverete nessuno che vi dice di mantenere i vitalizi. Ma siete pronti a scendere in piazza? Sì, siamo pronti a scendere in piazza perché veramente vogliamo risvegliare le coscienze e vogliamo riportare questa terra a essere produttiva. Cioè, siamo stanchi di sentirci denigrare sempre come popolo siciliano. E allora io credo che serva uno scatto d'orgoglio. E oggi è meraviglioso che 2 deputati siano dalla parte del popolo finalmente, pur essendo maggioranza. E quello che auspico è che a loro se ne aggiungano altri. Ma quello che mi auspico è che tutta la Sicilia si risvegli. Non ha importanza, non abbiamo più bisogno di sigle politiche, ma abbiamo bisogno di buonsenso, di lavoro e di ripartire nuovamente a rendere grande la nostra terra per come lo è e lo è sempre stata.